Clayton Norcross e Brooke di Beautiful si sposano al Grande Fratello. Celebrate le nozze finte tra Thorne e Brooke. In giardino tutti i concorrenti hanno assistito al matrimonio tra Clayton Norcross e Katrin Kelly Lang, ovvero Thorne e Brooke di Beautiful. Un evento più unico che raro, a cui gli spettatori non vedevano l'ora di assistere, anche perché a officiare questa funzione è Alfonso Signorini, che è entrato nella casa del Grande Fratello per l'occasione. Ovviamente Clayton non se lo sarebbe mai aspettato e Katrin è stata molto felice di incontrarlo e di poterlo sposare, per finta, per la gioia del pubblico italiano che continua a seguire Beautiful dopo 30 anni. Infine l'attrice di Brooke ha lanciato il bouquet che è stato preso al volo da Maria Vittoria. Tommaso avrebbe voluto scappare. Alfonso Signorini fa 3 gaffe durante la diretta. Nella puntata di stasera del Grande Fratello si sono celebrate le finte nozze tra l'attrice di Brooke e l'attore, 30 anni fa, di Thorne della longeva soap opera Beautiful. Alfonso Signorini, però, non è mai stato fan della soap e a confessarlo è stato lui stesso, è più fan delle soap sudamericane. Nel corso della puntata ha commesso ben 3 gaffe, la prima riguarda la pronuncia del nome di Brooke, poi ha confuso i Norcross, il cognome di Clayton, con i Forrester e infine pensa che Big Bear sia il nome dello chalet dei Forrester quando in realtà è una località statunitense. Clayton Norcross, niente flirt con Katrin Kelly Lang. Prima di incontrare Katrin Kelly Lang, l'attore nonché concorrente del Grande Fratello in confessionale ha fatto una confessione: non mi sono mai fatto una famiglia con un'italiana, ma non è mai troppo tardi. Quindi tutte le donne d'Italia sono avvisate, no? Comunque sia, nella scorsa puntata Clayton Norcross, che ha interpretato solo per 2 anni Thorne in Beautiful, ha raccontato di avere avuto un flirt con l'attrice di Brooke. Quest'ultima stasera, però, ha smentito tutto quanto. Alfonso Signorini ha così commentato insieme alle sue due opinioniste: Thorne è una sola. Uno di noi.